Allora, Gigi Tomasi, se ti avessero detto prima della partita che sarebbe finita più 17, ci avresti creduto? Ma devo dire che in settimana ho avuto delle ottime sensazioni, perché ci siamo allenati molto bene, con grande intensità, con grande attenzione, proprio per evitare gli errori che abbiamo fatto nelle partite con Padova e a Verona, che pure abbiamo vinto. Però abbiamo lavorato molto su quegli aspetti e oggi direi che abbiamo evitato tutti quegli errori, abbiamo giocato una partita di, secondo me, di grande intelligenza e abbiamo vinto, io direi, con assoluto merito. E mi vengono tre nomi da fare che hanno fatto veramente una partita mostruosa: uno è Scutiero, uno è Colli e uno è Kaugic. Sì, loro tre hanno giocato molto bene e sono tutti giocatori nostri che si esaltano quando riusciamo a fare le cose che noi sappiamo fare e le sappiamo fare molto bene. In realtà abbiamo giocato bene con tutti quelli che hanno giocato, un contributo l'hanno portato veramente tutti, quindi far nomi, anche se sicuramente i tre che hai nominato hanno fatto delle ottime partite, ma direi che la squadra ha giocato come sa, come può giocare, come dovevamo giocare, e il risultato si vede sul tabellone. Una parola bisogna dedicarla anche a Skerbez. Sì, lui era, prima dell'inizio della partita, era come un povero, aveva un'energia senza poter poi metterla sul campo. Adesso vediamo un attimino di capire qual è il problema alla spalla, di non forzare il rientro, perché non vogliamo assolutamente creare danni maggiori di quelli che ci sono, e cercarlo di avere in campo il più presto possibile. Prossimo test, veramente un test molto, molto impegnativo con Mestre. Sì, Mestre è la squadra probabilmente la squadra che per profondità di roster e per qualità dei giocatori ha forse i favori del pronostico. Andiamo in casa loro, ma andiamo con grande serenità, che ci deriva anche dalla partita di oggi, nel senso che se giochiamo con questa intelligenza e con questa razionalità e con questa intensità, sicuramente possiamo giocarci la partita. Coach Ostan, fino al terzo periodo eravate sotto di, credo, di 5, e dopo il quarto periodo la squadra si è persa, si è squagliata. Coincidenza l'uscita di Bovolenta o no? Sì, se vogliamo metterla da quel punto di vista lì, abbiamo giocato senza Jerkovic, sì, con Listvon, che se avete visto ha provato, quindi ci mancavano... Stava male? Sì. Non sapevamo se poteva giocare, poi con un antinfiammatorio dolorifico e un po' di massaggi appena arrivato al massaggiatore, però non, questo non cambia la sostanza, perché anche a loro mancava Skerbez. Per cui, come contro Mestre, ogni volta che facciamo una forzatura veniamo puniti e poi ci disuniamo in difesa. Stiamo vivendo questo momento assolutamente negativo e non giocando come una squadra, poi ci disuniamo e diventa tutto difficile. Poi, se posso dire, negli ultimi due anni non siete abituati come squadra a stare nei bassi fondi della classifica, comincia a sentire un po' di ansia la squadra. Sì, ma se la fanno loro l'ansia. Io l'ho detto, guarda, l'ho detto adesso in spogliatoio. Situazione di stare in basso alla classifica, bisogna saperla prendere. Nel senso che ho detto a loro, secondo me loro sono giocatori da alta classifica. Se il nostro campionato deve essere di bassa classifica, bisogna cambiare le facce, bisogna avere più spirito di gruppo più che di sacrificio, perché sacrificio anche questa sera ce n'è stato, come contro Mestre. Non posso, dal punto di vista dell'impegno individuale, non posso dire niente a nessuno dei ragazzi.
dal punto di vista di coesione nei momenti di difficoltà, qualche appunto lo devo fare. E poi, per quello che ho conosciuto Caorle in questi anni, 87 punti non è proprio una diciamo... Sono frutto di quanto vi ho detto fino adesso. Sì, diciamo che in difesa Caorle è una squadra che ha sempre dato molto. 87 punti sono tanti. Quanto è finito il terzo quarto? Sono adesso 55-52, ecco, qualcosa. Non fermiamoci, perché non c'era. 57-52. Sì. Considerato tutto. Finale, no, vabbè, ma per come l'ho conosciuta. Ho preso 30 punti l'ultimo quarto. Sì, esatto. Facendone 18. Non, anche i ragazzi si focalizzano su questa cosa, che eravamo la miglior difesa l'anno scorso. Avevamo subito 52 punti da Mestre, che ne aveva fatti 112 e 95 nelle prime due giornate. Noi nei primi tre quarti ne avevamo subiti 52, oggi ne abbiamo subiti 57, in linea con questo campionato, soprattutto quando giochi fuori casa, soprattutto quando magari non stai bene. Il problema, nei momenti di difficoltà ci stiamo disunendo e la tensione ci fa brutti scherzi. Io come allenatore pretendo lavoro e che la squadra rispecchi quello che vogliamo, e mi sembra che anche stasera e contro Mestre in alcuni frangenti siamo stati quelli ma non dell'anno scorso, perché è anche un po' ora di finirla, di dire che abbiamo fatto un grande campionato l'anno scorso. Siamo stati quelli che io mi aspetto, ecco, quello che la società si aspetta. La società non si aspetta, e io non, cioè, di vincere o di perdere, ci si aspetta una continuità nei 40 minuti fatta di orgoglio, di difesa, di coesione di squadra e di queste cose che quando ci mancano si vede, e si vede molto di più rispetto alle altre squadre, devo dire.